Dunque, siamo usciti di nuovo da una grotta e arriviamo nuovamente all'aria aperta, solo per perdere i sassi nel vuoto. Eccoli là, va bene. Grazie. Smettetelo di muovervi. Datemi quei sassi che ne ho bisogno. Ok, grazie, a posto. E ora, con molta attenzione sul ghiaccio, evitando... Ah, sì, uno sterco raro. Vediamo, no, non c'è nulla da annusare. E qua... Oh, vai, 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 prima che mi raggiunga, prima che mi raggiunga, corri! Ok, ce l'abbiamo fatta. Prima che mi raggiungesse. Oh, Scrat, puoi dirgli quello che vuole. Però, guarda, che stronzo. Però intanto riesce ad arrampicarsi dove vuole, a tirare sassi a chi vuole e a tirare giù altri animali molto molto più grossi di lui. Eccolo qua. Comunque, che mossa da infame lo sterco raro. Vuoi salvare prima di terminare il gioco? Se scegli di continuare senza salvare tutti i progressi non salvati verranno persi, ma certo. Cacchio, siamo arrivati a fine gioco. E addirittura mi chiede di salvare, cioè... Cosa mai potrebbe succedere? Dopo tanti sforzi e una corsa contro il tempo, è accaduto qualcosa di imprevedibile, ma in grado di salvarci la vita. Si è aperta una crepa nel ghiacciaio e l'acqua nella vallata si è prosciugata. Non sappiamo come sia successo, ma non è il caso di sottilizzare. Alla fine tutto è andato per il verso giusto. Io ho trovato un altro mammut. Diego ha superato la sua paura per l'acqua. E perfino Sid ha ottenuto un po' di rispetto. Giusto un po'. Pochino. Ma... Non dirmi che questo era il finale. E che non su... Che adesso ci sono i crediti. Ma scusami. Ma... Quell'ultimo pezzettino lì, allora cosa cacchio mi voleva dire? No vabbè, ma scusami. Quell'ultimo pezzettino di scalata di montagna. Cioè niente, abbiamo finito il gioco. Ok, va bene. Partita conclusa, ok. Quindi ricaricando il salvataggio ricominci il gioco da capo. Scusami un attimo, ma quello... Questo c'era anche all'inizio del gioco? Sai che non me lo ricordo. E niente, abbiamo finito il gioco. Cioè che neanche dici lo completi per il 100%. Boh, selezioni livelli, minigiochi. No, 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 è finito il gioco, basta. E mi spiace che ho diviso inutilmente la puntata scorsa con questa, perché io pensavo ci fosse ancora un pezzettino. O comunque, scusami, se il gioco ti dice vuoi salvare prima della parte finale, pensi che ci sia qualcos'altro, no? No, 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 un filmato. Bravo, hai completato il gioco. E in tutto ciò, trovatevi qualcuno che vi ami come Scratan alla propria ghianda. E se non lo trovate, arrabbiatevi così. Vabbè, vediamo un attimo le funzioni bonus. Se le abbiamo prese tutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In teoria le abbiamo prese tutte. Libro unico a 7 euro. Ma certo, come no. Facciamo pubblicità occulta. Questi qua sono i bozzetti della festa per Sid. Questi qua sono i bozzetti di loro che camminano in mezzo al ghiaccio sciolto. Questi sono i bozzetti di loro due. Ed infine il terzo, perché il primo e il secondo li avevo già visti. Questo è il bozzetto di lui da solo che è triste che non trova qualcuno. E poi, puff, eccola qua. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie. Di sicuro questo episodio l'avrò caricato subito dopo l'episodio precedente, perché non pensavo. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.